anni fa sono andati anche ai mondiali e hanno ottenuto grandissimi risultati. Però ogni anno è sempre comunque una grande incognita. Siamo partiti ad ottobre con in testa l'idea di arrivare almeno alle fasi nazionali. Fasi regionali è andato tutto liscio, a parte qualche piccolo problema con il robot, ma siamo riusciti a qualificarci ai nazionali senza problemi. Ai nazionali abbiamo fatto un'ottima gara e il nostro progetto scientifico è stato valutato molto bene e per questo siamo riusciti a classificarci terzi nazionali e abbiamo avuto questa fantastica possibilità di andare a Sydney. Noi abbiamo dovuto sviluppare un'idea per il progetto scientifico che riguardava la riduzione dello spreco. Noi abbiamo deciso di ridurre quello dello spreco alimentare, in quanto è un grande spreco e secondo noi andrebbe diminuito. Per questo siamo arrivati all'idea di sviluppare un'applicazione per telefono che dovrebbe aiutare l'utenza a smaltire meglio il cibo e evitare di comprare cibo superfluo. Si pensa subito alla robotica come a un gioco, a qualcosa di divertente. In realtà si tratta di robotica educativa, un tipo di robotica che viene utilizzata anche nella didattica curricolare, all'interno di materie scientifiche e non solo. Questa è la ragione per cui noi promuoviamo questa iniziativa all'interno anche di un liceo. Loro sviluppano l'idea di sì competere, però competere provando ad anche aiutare anche l'avversario, che è la cosa più importante. Loro hanno contattato tantissime altre squadre, sia italiane sia all'estero, quindi vanno proprio a livello internazionale, scambiando idee su come risolvere missioni, scambiando idee su progetti e tutto il resto. First Lego League è una gara, una competition tra ragazzi che è basata sulla meccatronica. Trentino Sviluppo e la provincia di Trento hanno avviato l'iniziativa del polo della meccatronica e quindi questo coinvolgimento delle scuole è particolarmente importante. Lo è anche alla luce del fatto che all'interno del polo della meccatronica ci saranno anche due scuole. Questo per far sì che il mondo della formazione si avvicini sempre di più al mondo produttivo, perché ci si capisca sempre di più, perché i ragazzi siano sempre posti più vicino alle esigenze dell'azienda. Ecco perché noi supportiamo questo evento, anche perché per noi è una fonte di promozione all'estero di quello che è il nostro polo della meccatronica.